Passo all'oggetto numero 5, interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Melasecchi, intendimenti della giunta regionale circa l'attuale offerta di trasporto pubblico che obbliga le famiglie degli studenti ad acquistare più di un abbonamento annuale per raggiungere le sedi scolastiche. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, grazie. Torniamo anche a stretto giro di posta sull'argomento trasporti, in particolare trasporti legati al mondo studentesco. In particolare per segnalare una situazione riscontrata da alcuni studenti, alcuni genitori, ma che temo, immagino, insomma, sia abbastanza diffusa nel territorio regionale. In particolare quello che era il trasporto su ferro integrato con il trasporto su gomma. Nella fattispecie, per venire proprio al caso concreto, viene segnalato nella zona sud del comune di Città di Castello in particolare una difficoltà legata a diversi studenti che per recarsi a scuola sono sostanzialmente obbligati a prendere il treno, quindi un operatore che è Trenitalia, e per, come dire, esigenze di orario rientrare all'uscita della scuola con invece con l'autobus, quindi Bus Italia. La difficoltà, quindi, che diciamo da un punto di vista di orari, temporale, non sarebbe così, come dire, così gravosa, perché questo tipo di doppio sistema di trasporto comunque consentirebbe un'entrata ed un'uscita ordinata e in tempi consoni. Invece crea un forte disagio nella misura in cui gli studenti, i genitori, si troverebbero costretti a pagare sostanzialmente due abbonamenti. Questo non avveniva negli anni passati, perché c'era la possibilità di utilizzare, appunto, il mezzo su rotaia, il mezzo su gomma con un unico abbonamento, e ad oggi invece il quadro che si presenta è quello che gli studenti, appunto, sono costretti a pagare due abbonamenti, che ovviamente, per capite bene, che insomma per qualsiasi famiglia sono un costo rilevante. E quindi chiedo all'assessore se è a conoscenza di questa problematica e quali siano gli intendimenti per trovare immediatamente una soluzione e permettere alle famiglie degli studenti del ciclo secondario di usufruire del sistema di mobilità pubblica a costi accessibili. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Melasecche. La problematica relativa al mantenimento delle agevolazioni tariffarie ferro-gomma è emersa dopo la sottoscrizione avvenuta nel dicembre 2023 del contratto di servizio tra Agenzia Regionale e Trenitalia. Questo contratto, come noto, prevede la gestione unitaria dei servizi ferroviari di interesse regionale, precedentemente gestiti separatamente da Trenitalia e Bus Italia. Questo provvedimento ha portato dei vantaggi notevolissimi, che non possiamo adesso esaminare, ma indubbiamente ha portato anche a qualche piccolo problema che indubbiamente è oggetto dell'interrogazione. Con mail del 18 gennaio 24, l'Agenzia regionale ha segnalato questa anomalia a Trenitalia, sollecitando una rapida soluzione in linea con quanto stabilito nella carta della qualità di servizio allegata al contratto di servizio ex FCU, approvato con delibera di giunta regionale del 21-12-2015 e integrato nella gestione unitaria prevista dal contratto di servizio con Trenitalia. Nella carta della qualità di servizio erano previste le seguenti agevolazioni tariffarie: abbonamenti ferroviari con integrazione per i servizi autobus urbani delle città di destinazione o di origine, gli abbonamenti ferroviari mensili annuali scolastici e universitari sono integrabili con gli abbonamenti per il servizio urbano della stazione di origine o destinazione, ove presente, Perugia, Terni, Todi, Città di Castello, ad una tariffa pari al 50% del costo dell'abbonamento autobus urbano di origine o di destinazione. 2. Quando l'abbonamento autobus è utilizzabile sul servizio ferroviario. Al fine di facilitare l'accesso al servizio di trasporto, i clienti in possesso di abbonamento autobus extraurbano, avente sia come origine
che come destinazioni località coperte dal servizio ferroviario di Umbria Mobilità, ad esempio Terni, Perugia, Acquasparta, Todi, Marciano, Città di Castello, Umbertide, possono utilizzare tali titoli anche sui servizi ferroviari della medesima tratta. Pertanto gli abbonamenti autobus extraurbani aventi come origine o destinazione località ove non è presente la fermata ferroviaria non potranno essere utilizzati sul servizio ferroviario stesso. I biglietti e gli abbonamenti autobus urbani non danno diritto di accesso ai servizi ferroviari, salvo quanto previsto per il titolo di viaggio relativo alla città di Perugia. 3. Quando l'abbonamento ferroviario può essere utilizzato sulle corse autobus. I clienti in possesso di abbonamento ferroviario sono autorizzati all'utilizzo del servizio su gomma limitatamente alle sole corse autobus sostitutive del servizio ferroviario riportate negli orari del servizio ferroviario stesso. In nessun altro caso è ammesso l'utilizzo dell'abbonamento ferroviario sui servizi autobus. Queste agevolazioni non sono state adottate per il 2024 dai due gestori dei servizi nonostante la nuova gestione unitaria ne prevedesse l'implicita e scontata conferma. La decisione unilaterale dei gestori di non mantenere le citate agevolazioni è evidentemente inammissibile considerando le preoccupanti ricadute economiche sull'utenza e probabilmente anche sulla quantità dei titoli venduti. La Regione e l'Agenzia regionale, in data 1 agosto 24, a firma congiunta, hanno ribadito ai due gestori l'imprescindibile necessità di mantenere i profili di integrazione con i servizi su gomma caratterizzanti da sempre il contratto ferroviario ex FCU e che ancora, nonostante i diversi solleciti fino a quella data, non avevano trovato una compiuta trattazione. In data 28/8/24 il Servizio Infrastrutture per Nuova Unità del TPL ha sottolineato nuovamente e con fermezza a Trenitalia e Bus Italia la necessità di garantire all'utenza il mantenimento delle agevolazioni tariffarie ferro-gomma già previste nel precedente contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, sottoscritto fra Regione e Bus Italia. Queste agevolazioni, parte integrante del contratto vigente fino al 31/12/23, devono essere preservate anche nella nuova gestione integrata dei servizi ferroviari, inclusi quelli sostitutivi su gomma. Con pari nota, pertanto, la Regione ha richiesto un incontro, tenutosi poi il 2 settembre scorso, con i rappresentanti delle due aziende per discutere le modalità di mantenimento delle agevolazioni tariffarie e trovare soluzioni condivise per garantire la sostanziale continuità dei costi a carico dell'utenza. In tale data, Trenitalia e Bus Italia si sono impegnate a verificare congiuntamente una proposta risolutiva della problematica e dei relativi costi da sostenere da sottoporre all'approvazione della Regione. Nel corso dell'incontro i gestori hanno però evidenziato difficoltà tecniche e gestionali nell'integrare i titoli di viaggio con agevolazioni di questo tipo. Paradossalmente la gestione unitaria dei servizi ferroviari ha portato ad una netta separazione della gestione dei servizi su gomma e quella dei servizi ferroviari che in precedenza erano entrambi sotto la responsabilità di Bus Italia. Ho personalmente interessato di nuovo questa mattina, prima di venire in aula, la responsabile di Trenitalia e mi conferma che l'impegno ad affrontare il problema è in corso e che loro, nell'attesa di questa definizione che appare banale ma banale non è per la loro contrattualistica, è quella di consigliare la sottoscrizione dell'abbonamento principale e
invece di pagare l'abbonamento in totale, il secondo abbonamento, il meno importante, sottoscrivere, acquistare momentaneamente i biglietti in attesa di definire quanto prima il problema. Ora, per quello che mi riguarda, è chiaro che risolleciterò personalmente a livelli più alti sia l'una che l'altra società, perché ritengo obiettivamente che una cosa di questo genere, che era e doveva essere già ben chiara dall'inizio dell'anno, da quando cioè c'è stata il subentro di Trenitalia, Busitalia, nella gestione del ferro FCU, la cosa deve essere chiara. Abbiamo scritto, riscritto, non è accettabile che ad oggi, con le scuole iniziate, ancora non si siano messe d'accordo due società dello stesso gruppo. Quindi il mio impegno è quello di risollecitare immediatamente in maniera formale, lo farò personalmente, e solleciterò i vertici nazionali affinché questa vicenda abbia a concludersi quanto prima. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli. Nell'intento di rimborsare ai sottoscrittori la parte in più pagata nel frattempo. Grazie. Prego Consigliere per la replica. Sì, ringrazio l'Assessore che con dovizia di particolari e dettagli ci ha sostanziato quello che ha fatto, ma su questo non avevo il minimo dubbio rispetto all'impegno dell'assessore, a cui riconosco di stare sempre molto sul pezzo. Questo io lo voglio riconoscere pubblicamente, quindi non avevo dubbi che avesse seguito da vicino e date alla mano, insomma, lettere, incontri, l'ha seguita davvero, davvero da vicino. Come diceva, resta il fatto che il problema permane. La soluzione che l'assessore suggerisce, sostanzialmente in autogestione, le famiglie la stanno attuando, hanno pagato l'abbonamento principale, stanno procedendo con il singolo titolo di viaggio per l'autobus. Mi auguro che questa difficoltà tecnica, come è stata definita, venga risolta prima possibile, quindi accolgo con favore sia l'interesse che la volontà politica della Giunta e dell'assessore in particolare di risolvere presto e bene questa dinamica, che ripeto dovrebbe portare e porterebbe in questo modo al raddoppio dei costi. L'ultima considerazione la faccio, visto che l'assessore è stato molto costruttivo nella risposta, lanciando un ulteriore spunto nella prospettiva, nell'ottica di risolvere le questioni, e lo lascio poi ovviamente ai vari incontri che l'assessore ha già fatto e che farà, la possibilità eventuale di istituire una corsa con l'autobus in un orario che si aggiri intorno alle 7:40, perché facendo un conto di massimo, ovviamente da non esperto, ma vedendo un po' gli orari, questo permetterebbe agli studenti di prendere l'autobus e non il treno, di fare sia andata che ritorno con l'autobus. E questa sostanzialmente è la proposta che le hanno fatto anche le 30-40 famiglie che hanno mandato una PEC all'assessorato a Busitalia, chiedendo anche di valutare questa possibilità. Quindi la ringrazio molto per come ha affrontato la questione con la serietà e l'impegno. Valutiamo, qualora fosse possibile, queste difficoltà tecniche permangano, quindi del far pagare il secondo abbonamento la metà, valutiamo anche l'eventuale possibilità di un trasporto per l'andata con l'autobus. Grazie Assessore. L'interrogazione, l'oggetto numero 2, affondamento parziale della motonave Airone nel lago Trasimeno, costi derivanti dalla rimozione della motonave. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Morroni. Prego consigliere. Grazie Presidente. Noi ci occupiamo questa mattina di un fatto di cronaca, come meglio dirò, che ha lasciato a dir poco allibiti gli abitanti del lago Trasimeno, Assessore. E le immagini che sono girate nei social, con anche qualche commento, vorrei dire improprio, ma poi alla fine, quando la popolazione, il popolo prende atto di certe
notizie, si ritiene giustamente, secondo me, legittimato a esprimere certi tipi di commenti, però noi dobbiamo anche capire le eventuali responsabilità, le modalità di tale evento e soprattutto le motivazioni per cui questa barca era nel luogo dove poi è affondato e cosa ci faceva in quel momento e in quell'ora. Ma ovviamente, come meglio declino, anche domandare costi e eventuali tempi di ripristino dell'apparecchiatura. Quindi andiamo a leggere il dispositivo, dato che è un tema tecnico cercherò di essere, e ho cercato di essere il più possibile preciso. Quindi, premesso che il 2 luglio scorso, nelle acque del lago Trasimeno, in prossimità della darsena di Panicarola, nel comune di Castiglion del Lago, si è verificato l'affondamento parziale della motonave Airone utilizzata per il dragaggio di fondali e appartenente a Bus Italia Sita Nord. Ricordato che la motonave era impegnata in operazioni di scavo e rimozione dei fanghi dal fondale del lago, necessarie per consentire all'imbarcazione di uscire al largo e navigare, e che durante un'operazione di scavo subacqueo è stata interessata ad un allagamento della sala macchine, che ne ha determinato l'affondamento parziale. La domanda intanto perché affonda, secondo me è presumibile che c'era stato caricato del materiale forse in eccesso. Io non sono un tecnico, ma il peso poi determina anche una reazione di abbassamento dello spondale della motonave. Quindi ricordate che Bus Italia, società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, in una nota ha spiegato che immediata è stata la messa in sicurezza dell'equipaggio che era al lavoro sulla motonave e che è risultato ovviamente illeso, ne siamo contenti. Sono seguite le attività di stabilizzazione della motonave, riscontrata una leggera perdita di gasolio nell'acqua. Sono state immediatamente installate le barriere per contenere la fuoriuscita del carburante ed è stato informato dell'accaduto l'ufficio ambiente della provincia di Perugia. Considerato che l'Unione di Comune del Trasimeno, con ordinanza numero 5 del 4 luglio 2024, quindi due giorni dopo, del settore ispettorato di porto avente ad oggetto, virgolette, chiusa alla navigazione, chiusura alla navigazione del tratto di lago in prossimità della narsa di Panicarola, ha ordinato alla società Bus Italia di provvedere alla segnalazione dell'imbarcazione semisommersa e ha vietato la navigazione a distanza non inferiore a 300 metri dall'imbarcazione, l'esercizio di attività di pesca professionale e non con qualsiasi tipo di attrezzatura e a una distanza inferiore a 500 metri dall'imbarcazione semisommersa in prossimità della darsena di Panicarola. Quindi, considerato che il 10 luglio scorso la motonave è stata recuperata e trasportata nel cantiere di Bus Italia per attività di manutenzione e manutentiva e di ripristino della funzionalità, si interroga la Giunta regionale per sapere le seguenti informazioni, assessore, se la motonave Airone era idonea al dragaggio dei fondali, se la sua missione, se il suo progetto, la sua autorizzazione era idonea, perché a me risulta, non so se sia vero, che in alcuni altri momenti veniva usata per il carico delle alghe, quindi peso diverso, fango e alghe, per quale motivo la motonave al momento del suo affondamento si trovava a circa un chilometro dal luogo di scavo, posto che io caricavo i fanghi che ci facevo a un chilometro dal luogo di scavo. Di solito quanto raccolto si conferisce nelle aree preposte, cosiddette vasche di decantazione, e ci domandiamo perché quel fango non era stato conferito nelle vasche di decantazione. Per quale motivo alla data odierna i sacchi riempiti con i fanghi contaminati dal gasolio risultano alla data odierna, ora mi risulta, assessore, che sono stati spostati, abbiamo le foto, incustoditi a San Feliciano, in zona adiacente all'imbarco per l'isola Polvese. Questo punto è stato risolto qualche giorno fa, dopo ovviamente l'annuncio dell'interrogazione, tanto per essere chiari. In quali tempi la motonave Airone rientrerà in servizio, perché è in funzione, è un presidio importante per l'aiuto delle sue funzioni,
quali sono stati i costi derivanti dal recupero della motonave Eroni, compresi gli eventuali costi di consulenze, chi abbia sostenuto tali costi e se la Regione intende parteciparvi. Ovviamente su questo punto, Assessore, conosco sicuramente le sue sensibilità e spero che la risposta ovviamente sia quella più tecnica possibile, anche, ripeto, sulla base che quella motonave era a 1 chilometro circa, dalle come le foto sono state rappresentate, dal luogo di scavo. Grazie. Grazie consigliere Mancini. Prego assessore Morroni per la risposta. Grazie Presidente. La Regione ha preso informazioni tramite Bus Italia, in quanto non vi è competenza diretta della Regione in merito alle questioni sollevate dall'interrogazione. Comunque cerchiamo di ricostruire la vicenda con le informazioni appunto che abbiamo potuto reperire e che ho piacere di condividere con l'interrogante. Intanto la motonave Airone è provvista del certificato di navigabilità e di annotazione di sicurezza per svolgere il servizio speciale di dragaggio fondale e trasporto fanghi. La motonave al momento dell'evento si trovava a circa 600 metri dalla zona di scavo. Non è possibile avere ulteriori informazioni in quanto c'è anche un'indagine in corso. Per quanto riguarda l'area per il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale, che comprende anche i sacchi riempiti con fanghi contaminati da gasolio, ebbene quest'area è un'area per la quale è stata effettuata richiesta all'Unione dei Comuni in data 7 luglio 2024 ed è stata da loro autorizzata con determina dirigenziale numero 36 del 9 luglio del 2024. Tale area era stata recintata e identificata con idonea cartellonistica. I sacchi con i fanghi contaminati da gasolio sono stati rimossi dall'area in data 5 settembre 2024 e successivamente in data 13 settembre è stata comunicata all'Unione dei Comuni anche la dismissione dell'area per il deposito. La rimozione dei rifiuti posizionati presso l'area di San Feliciano è avvenuta non appena possibile, in quanto è stato necessario prima procedere alla loro caratterizzazione per la determinazione del codice del rifiuto e delle eventuali classi di pericolo. Successivamente trasmessi i risultati dell'impianto di destinazione finale autorizzato e poi l'autorizzazione al conferimento. In ogni caso sono stati ampiamente rispettati i tempi di 3 mesi, così come previsto dal decreto legislativo 105.2 del 2006 e l'articolo 183.1 lettera B per il deposito temporaneo. In pari tempi la motonave rientrerà in funzione. Beh, 10 ottobre prossimo venturo è programmata la visita tecnica per il rinnovo delle annotazioni di sicurezza propedeutiche al rilascio del certificato di navigabilità e alla rimessa in funzione dell'imbarcazione. Tema dei costi. I costi sostenuti da Bus Italia verranno da questo internamente definiti a seguito della chiusura della pratica successivamente alla rimessa in funzione dell'imbarcazione. Il progetto di riemersione e di recupero è stato fatto internamente utilizzando mezzi e risorse proprie dell'azienda. Non sono state richieste consulenze ma solo prestazioni operative specialistiche. Questo è quanto. Naturalmente la vicenda in questione pone di nuovo all'attenzione un tema che ahimè si sta trascinando da anni, che è quello dell'effettuazione dei dragaggi per i quali sono state messe a disposizione ormai da alcuni anni risorse importanti che però ad oggi non hanno trovato piena concretizzazione e quindi la necessità di arrivare a prevedere attività di dragaggio con una continuità che non può essere quella che non si è ravvisata nel corso degli anni, perché parliamo di dragaggi che sono intervenuti circa 20 anni fa. Quindi rimane un tema centrale per il quale l'Unione dei Comuni dovrà attrezzarsi per dar modo di concretizzare interventi che sono indispensabili per la vita del lago stesso. Grazie Assessore Morroni, do la parola al Consigliere Mancini per la replica. Grazie Assessore, una buona notizia per i contribuenti, perché alla fine chi rompe paga,
e quindi lei lo ha ben specificato, i costi sono stati sostenuti interamente da Bus Italia. La mia preoccupazione, assessore, è puramente politica, non lo nascondo, visti i progressi non vorrevo immaginare che fosse sempre Pantalone, cioè la Regione, a cacciare i soldi. Del resto la Regione ha ampiamente finanziato quello che era giusto fare, come lei ha ricordato nel suo intervento, gli interventi sono stati pressoché nulli, a pagarne sono le emergenze che i cittadini costantemente ci rappresentano. E per quello che riguarda la verifica della posizione della motonave al momento dell'affondamento, spero che si faccia chiarezza, perché lei dice 600 metri, tanti cittadini dicono che erano un po' più, ma non è questione di metri, è la questione proprio che quella nave era da un'altra parte, non dalla parte, ovviamente, da quello che mi risulta, dove ci sono le vasche di decantazione. Quindi questo pone dei dubbi sulla operatività di quella giornata, e evidentemente anche l'intervento che ha portato alla rimozione dei sacchi di juta che erano lì momentaneamente, come lei ha ricordato, nei termini di legge nessuno dice il contrario, però anche lì pongo sempre la questione di opportunità. Siccome si parla di siti occasionali, è normale invece che ci dovrebbero essere dei siti dedicati. Siccome questa rientra nelle competenze, come lei ha detto, dei nuovi comuni, dovrebbe essere chiaro a chiunque opera, qualunque sia l'operatore, il soggetto che opera, al di là della tipologia di detrito, di materia che sia, ci siano dei siti ampiamente dedicati e su quelli operare, non su quelli occasionali, tra l'altro vicino ai luoghi di imbarco. Ma è l'altra prova di un atteggiamento totalmente inefficace che, ho detto, poi alla fine colma in degli eventi paradossali come ho citato nell'interrogazione. Per quello che riguarda la sua risposta, io la ringrazio, mi dichiaro ovviamente soddisfatto e ribadisco che grazie ovviamente anche a questa interrogazione i cittadini dell'Umbria non hanno pagato un centesimo, ma come abbiamo detto all'inizio, chi rompe paga, in questo caso chi ha fatto il disastro. Grazie.